Oramai quasi tutte le domeniche il Movimento 5 Stelle monta questo gazebo e insomma, distribuisce i propri volantini, parla con la gente, quindi non siete solo un movimento online. Assolutamente no, come hai detto tu, noi spessissimo scendiamo in piazza per parlare con la gente proprio perché sappiamo del limite della rete. Comunque la rete è un ottimo mezzo per comunicare, per condividere informazioni, ma non è tutto. E per cui noi per arrivare a quante più persone possibile cerchiamo di fare questi gazebo che sono fondamentali, e infatti ogni volta ci relazioniamo con tantissime persone che non sanno di quello che facciamo sulla rete, e nella dimostrazione anche oggi molte persone non erano informate sia sulla questione che abbiamo tirato fuori del consorzio ICEA, sia per combattere tra virgolette le primarie del PD, perché noi comunque non diamo, secondo noi non ha senso pagare 2 euro per un fatto di democrazia, cioè comunque scegliere il proprio leader. Però voi non volete il finanziamento pubblico, e su questo sono d'accordo anche io. In qualche modo la politica va finanziata, cioè se voi dovete comprare sto gazebo, i soldi chi ve li dà? Assolutamente sì, noi tutto quello che facciamo, tutte le nostre attività sono finanziate esclusivamente da noi attivisti e dai contribuenti. Chiunque. Quindi anche il PD finanzia le primarie con le 2 euro. Assolutamente sì, però c'è una piccola differenza. Scusa che c'è una piccola differenza, perché noi abbiamo rinunciato ai rimborsi elettorali di circa 42 milioni di euro, mentre loro 46 milioni di euro li hanno percepiti. Noi non abbiamo nessun costo per il tesseramento, loro da quello che mi risulta qualcosa percepiscono per le tessere di partito. Quindi lei dice, visto che percepiscono quello, utilizzassero i loro soldi così. Noi, visto che rinunciamo a tutto, e penso che 42 milioni di euro pesano, qualche euro per le nostre iniziative, per le nostre pubblicità, diciamo, è giusto pure prenderle. Allora, Marzocchi, tre a parlare di ICEA, lunedì c'è un consiglio comunale, diciamo il consiglio comunale informale, diciamo, si vedono solo i consiglieri di maggioranza e di minoranza senza, diciamo, senza ufficialità, senza il segretario. Poi martedì c'è la conferenza stampa e poi il 12 c'è il consiglio comunale. Voi che siete comunque una forza importante, benché non rappresentate in consiglio e che avete anche assunto una posizione, devo dire, coraggiosa in merito, non pensate di dovervi confrontare con i partiti che poi decideranno in consiglio su questo? Beh, più che confrontarci con loro, noi vogliamo delle spiegazioni. Noi siamo nati poco fa, per cui queste sono cause di circa 20 anni fa, per cui noi abbiamo fatto un primo articolo dove abbiamo sottoposto delle domande a chiunque dei vecchi amministratori. Le risposte ad oggi non sono ancora arrivate. Allora io andrò martedì in conferenza stampa, se voi me le date le domande io gliele pongo al sindaco, oltre alle mie, alcune coincidono, le mie e le vostre. Le nostre domande già sono già comprese in quelle. Certo. A parte, sì, ci farebbe molto piacere se riuscissi tu a darci delle risposte, e se magari loro non riescono a risponderci, io ti chiedo, guarda, pubblicamente adesso ne colgo l'occasione per organizzare magari un chi c'è di quelli che a te piacciono tanto fare con tutte queste forze politiche.